Intanto l'appello, eseguiamo l'appello. Iacozzuto Michele, Presente. Mascia Luigi, Mascia Ciriaco, Di Paola Antonello, Presente. Zeulla Antonio, Presente. Del Grosso Angelo, Presente. Del Grosso Carmine. Piscopo Vincenzo, Presente. Piacquaddio Maurizio, Nilo Celeste, Zevon Giuseppe. La seduta è valida, Presidente. Buongiorno a tutti. Il primo punto all'ordine del giorno riguarda la lettura e l'approvazione dei verbali della seduta precedente, aventi ad oggetto la convalida degli eletti e giuramento del sindaco, l'elezione del presidente e vicepresidente del consiglio comunale, la comunicazione della nomina della giunta comunale, approvazione linee programmatiche di governo, individuazione organi collegiali indispensabili, articolo 96 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Nomina Commissione elettorale comunale, indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Chiedo di votare per l'approvazione. Per alzata di mano, chi approva? Chi è contrario? Chi si astiene? Secondo punto all'ordine del giorno, abbiamo l'adozione dell'aggiornamento biennale 2024-2025 PEF, Piano Economico Finanziario, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel periodo 2022-2025, con allegata relazione di accompagnamento e approvazione tariffe per l'anno 2024. Passo la parola all'assessore Zeolla. Buongiorno. Allora, sostanzialmente si tratta di approvare le tariffe della TARI che, vi anticipo, rimarranno le stesse anche per l'anno 2024-2025. Si tratta di un documento molto tecnico. Sostanzialmente, nella sostanza, diciamo che oltre a dire il fatto che le tariffe non cambiano perché c'è stata una, diciamo, una gestione un po' più oculata del servizio. Perché vi rendete conto che insomma, i costi sono un po' aumentati per tutti, sono aumentati i costi dei materiali, è aumentato il costo del carburante, quindi diciamo che è stato fatto un buon lavoro sia da parte dell'ufficio che da parte della società che attualmente gestisce i rifiuti, cercando di fare uno sforzo per mantenere le tariffe allo stesso livello degli anni precedenti. In particolare, diciamo, ci sono alcuni aspetti tecnici nella relazione di accompagnamento e volevo tranquillizzare soprattutto alcune persone che mi hanno detto ma facciamo questa raccolta differenziata, però io vedo che raccolgono sia il PET che la busta gialla per capirci, la plastica e quant'altro, insieme e poi si mischia tutto. Non è proprio così. Perché noi il PET continuiamo a venderlo, anche se non incassiamo direttamente noi in cassa la società che, diciamo, che conferisce il PET e chiaramente questa società ci fa un risparmio sul servizio, ha fatto un'offerta al ribasso sul servizio. Il PET non viene mischiato alla plastica, semplicemente viene raccolto negli stessi giorni, però poi quando viene conferito in discarica vengono separate le buste per capirci, quindi la busta del PET va da una parte, la busta della plastica dall'altra. Quindi noi come cittadini dobbiamo impegnarci comunque a fare la raccolta differenziata della plastica e del PET. E questo, semplicemente questo, per quanto riguarda il resto, ripeto, le tariffe rimangono le stesse.
agli interventi? Domenica posso dire io, visto che hai detto per quanto riguarda il tetto, quindi mi indicavate alla società. Però l'unica cosa che guarda, se mi dai fondi di finanziamento, quindi dice le principali fondi di finanziamento è data dalla tassa a carico degli utenti, e si aggiunge un ricavo della plastica che tuttavia non rappresenta un importo significativo, quindi l'importo lo prendiamo noi, come lui dice. La plastica sì. Quindi non lo prende la società? No, 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 l'importo praticamente lo prende la società, sono 5.500 euro. E come facevamo all'inizio? Anzi, come solo che invece di prendere direttamente il comune, riprende la società ce l'ha fatta come di passo. Ma non lo sai quando ricavi, cioè se lo fa la società. C'è un piano di gestione della società che dice quando ricava 5.500 euro all'anno, ci sta scritto in questo. Vabbè, però un 5.000 potrebbe essere 15.000, ma io sì. Cioè, invece se lo prende per comune, magari poteva magari, non lo so, avere un'altra fonte di ricavo. Che da quello che dice qua, fatto dal segretario, dice che non rappresenta un importo significativo. L'incasso dovrebbe significativo nel senso che sul costo totale. Sì, vabbè, sì. Ovviamente. No, nel senso che sai, cioè, siccome se lo prende la società, quindi non dovrebbe voglio dire. Allora questo prezzo funziona in questa maniera. Noi vendiamo il costo consuntivo degli anni precedenti, quindi per il 2024 guardiamo al costo 2022 e per il 2025 guardiamo al costo 2023. Quindi nel 2022-2023 noi abbiamo incassato queste somme. E lo abbiamo fatto noi, scusate segretario, se ricordi bene lo abbiamo fatto noi. Poi è andato in gara d'appalto, quindi questa cosa che noi facevamo l'abbiamo portata all'attenzione della società. Nel 2023, che la società già fa la gara d'appalto ed è passato un anno, ci ha trasmesso i quantitativi della consegna e noi li abbiamo potuti paragonare a quello che è stato il nostro lavoro, se te lo ricordi, perché se non te lo ricordi è un lavoro che forse non l'hai fatto. Che mi ricordo, a casa lo faccio pure. Non le quantità di quanto consumiamo, abbiamo consumato quando l'abbiamo fatto noi. E quanto è dopo? Mi ricordo che proprio tu dicesti che era in un anno. Poi nel BEF non c'è solo questo, ci sono anche i consumi che ci sono stati dati alla gara d'appalto e che erano i costi di gestione, quali il carburante. Del 2022 ad oggi noi paghiamo la stessa tariffa perché abbiamo dato questa gara d'appalto nel 2022, quindi ad oggi noi paghiamo un carburante che l'abbiamo concordato il prezzo impostando la nostra gara d'appalto, lo ricordo? Però siamo al 2024, il costo del carburante è aumentato. E vabbè, adesso fa la gara, voglio dire. Ecco dove escono i dati, speriamo che questa gara, prima che subentra l'ATO, che deve sempre subentrare da anni, prende in mano la situazione, allora non ne abbiamo la gestione come la legge ci ha permesso di fare fino ad oggi con la gara d'appalto e la gestione. Però il servizio c'è stato, cioè recriminare sui quantitativi devi andare a vedere quello che abbiamo fatto nel 2022 e quello che oggi sta messo all'interno del BEF nel 2020. Essere la crisi, peraltro è stato fatto bene, siamo arrivati. Ma io rivendico perché il lavoro è stato fatto. Di raccolta indifferenziata. Siamo arrivati a 80? Hai saputo? Quasi 90. Quasi 90, 80. Siamo il primo paese. Rispetto, esatto. Io sto facendo una critica, sto facendo e anzi. Puntualizzare su 5.500 euro quando il costo è di 300 e passa 1.000 euro, quasi 340, in percentuale 5.000 euro è un lavoro da poco, so fai in 2 secondi, non è uno sforzo. Sì, ma non vuole essere una critica. Scusate l'esternazione. Siccome l'assessore ha detto che va direttamente da quindi va prima da noi e poi da noi, allora va riconosciuto questi 5.000 euro che prendiamo. Non vuole essere nulla di nessuna critica. Penso che possiamo procedere alla votazione. Per alzata in mano, chi approva? Chi è contrario? Votiamo per l'immediata eseguibilità. No, intanto magari
una piccola dichiarazione, se è d'accordo. Chi se deve preparare? Allora, visti i risultati raggiunti nel livello di raccolta differenziata, all'atto sono presenti tutti i presupposti per la riduzione delle tariffe. La minima, diciamo, parte, diciamo, la stanno facendo pure gli altri comuni delle vicinanze, solo questo. Procediamo per l'immediata eseguibilità. Chi approva? Chi è contrario? Terzo punto all'ordine del giorno, ratifica della delibera di giunta comunale numero 32 dell'8/7/2024, avente ad oggetto variazione al bilancio 2024-2026. Prego, sindaco. Buongiorno a tutti e buongiorno a tutti coloro che ci seguono da casa. Dunque, con la delibera di giunta comunale numero 32 noi abbiamo apportato delle variazioni al bilancio comunale e quindi sono tutte variazioni in entrata, ci sono 20.000 euro per accertamenti tari, 4.486 trasferimenti statali generici, 25.000 euro per i rifugiati per adeguare la previsione dell'assegnazione ministeriale, non ministeriali, poi i trasferimenti statali per i comuni al di sotto di 3.000 abitanti sono 12.278 euro, poi ci sono dei fondi della comunità montana per la manutenzione strada 7.182 euro, poi ci sono 6.984 euro per somma incassata per la vendita dei loculi, per la concessione in effetti, poi ci sono 904,50 euro per i diritti di livello, sempre somma incassata. Tra le spese abbiamo apportato questa variazione, 2.000 euro per le luminarie, 5.000 euro per le spese legali, gli avvocati, e 8.000 euro per la manutenzione strada, e oltre ci sono 6.486 euro per manutenzione automezzi. Queste sono le variazioni che sono state fatte nella delibera di giunta comunale numero 32 dell'8 luglio 2024. C'è qualcuno che vuole intervenire? Procediamo a votazione per alzata di mano. Chi approva? Chi è contrario? Chi si astiene? Saluto. Sì. Quarto punto all'ordine del giorno, verifica, salvaguardia e equilibri generali di bilancio previsionale 2024-2026 e assestamento generale articolo 193 e 175 del decreto legislativo 267-2000. Prego, sindaco. Dunque, questo è un atto dovuto, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, però l'ufficio finanziario, sentiti i responsabili di servizio che ha controllato le previsioni di competenza e di cassa e di residui, ad oggi non ha rilevato nessuna situazione che inficia l'equilibrio di bilancio. Quindi, dovendo effettuare la delibera di consiglio comunale, abbiamo colto l'occasione di applicare parte dell'avanzo che risulta dal consuntivo del 2023. L'applicazione dell'avanzo non serve per equilibrare appunto il bilancio, ma per i motivi per cui è stato accantonato. Si applica 50.000 euro, che frutto sono le somme dovute dalla vendita delle azioni, e queste qui le abbiamo messe per il campo che si deve realizzare adeguata, il campo da calcetto, per intenderci. Poi c'è l'altro avanzo vincolato, che sono i 71.000 euro che servono per completare la chiesa del cimitero di Decorata. Inoltre ci sono 23.682 euro per trasferimenti dello Stato per l'assunzione di PNRR per
quanto riguarda le annualità 2022-2023 che non sono state spese perché l'assunzione non è stata effettuata, abbiamo fatto successivamente, sono stati restituiti al Ministero. Inoltre restano alla fine come avanzo accantonato 4.678 euro per l'indennità di fine mandato del sindaco. Queste sono le cose che noi abbiamo applicato nell'avanzo. Grazie. Quando sono state restituite al Ministero? 23.682. Possiamo procedere per la votazione. Chi approva per alzata di mano? Chi è contrario? Chi si astiene? Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi approva? Chi è contrario? Chi si astiene? Quinto punto all'ordine del giorno, comunicazione del sindaco. Prego. Dunque, oggi è mio dovere fare un appello a tutti i collesi che sono a Colle e anche i collesi che verranno a trascorrere, spero in maniera lieta e serena, le loro vacanze estive a Colle. Io faccio un appello ad essere più coscienziosi per quanto riguarda appunto la raccolta dei rifiuti e mi riferisco in maniera particolare all'utilizzo dell'isola ecologica che è situata sotto l'oratorio parrocchiale, sito in Santa Maria della Libera. Volevo solamente fare un avviso ufficiale a tutti coloro i quali non rispettano le disposizioni per la raccolta, perché noi puntualmente ogni giorno ci ritroviamo ad andare a raccogliere della spazzatura che è indifferenziata e sia ben chiaro che questo costo dell'indifferenziata è a carico diretto dell'ente e quindi viene messo da parte questo fondo per pagare tutta la spazzatura indifferenziata. Se noi aumentiamo questa indifferenziata, successivamente saremo costretti non a aumentare in maniera fisiologica il costo della TARI, ma dovremo prendere delle decisioni più drastiche. Allora dico io, cari cittadini, visto che ci siamo distinti perché siamo riusciti a raggiungere una percentuale indifferenziata altissima, tant'è vero che dagli ultimi report che potete verificarlo sul portale, noi siamo il primo paese della provincia di Benevento come differenziata, abbiamo l'87% e siamo partiti dal 63%, che è una percentuale a rischio di commissariamento. Quindi ci sta una virtuosità da parte dei cittadini, però non per pochi cittadini poi ne debbono pagare le conseguenze tutti quanti gli altri. Quindi noi ci siamo andati a prendere la scatola nera che abbiamo nell'isola ecologica, quella mobile per intenderci, e andremo a verificare chi sono stati questi signori poco disciplinati, perché anche stamattina ci stavano delle buste. Dico io, santo il Dio, se veniamo a prendere tutto davanti a casa vostra, vetro, plastica, umido, indifferenziata, cartoni, quella cosa lì è un servizio che vi serve proprio per l'urgenza. Potete aspettare tranquillamente che arriva il nostro servizio e quindi vengono a prendere pure gli ingombranti che precedentemente si pagavano, adesso non si pagano più. Basta chiamare al numero verde, ci si organizza, vi danno l'appuntamento e vengono a ritirare gli ingombranti. L'altra cosa, ci sono delle famiglie che non mettono nessuna tipologia di raccolta davanti alle case e quindi è evidente che questa spazzatura o resta nelle loro case oppure va a intasare con l'isola ecologica. L'isola ecologica è composta, se non erro, da 5 sportelli, dove in ogni sportello ci va la spazzatura dedicata, però noi ogni giorno dobbiamo andare a pulire e a dividere la spazzatura. Quindi vi invito ad essere più coscienziosi ed attenti. Questa volta è un invito ufficioso, però dalla prossima volta il trasgressore, ribadisco, ci sono le telecamere, verrà punito così come previsto dalla legge.
E dato che si tratta di un reato penale, perché parliamo di inquinamento ambientale, invito tutti ad essere attenti e rispettosi anche nei confronti di tutti coloro i quali fanno la raccolta con attenzione e con meticolosità. E questo è il primo punto che volevo rivolgere ai miei concittadini. Poi volevo informarvi, cari cittadini di Colle, che purtroppo noi nel primo consiglio utile dopo la nostra elezione nell'insediamento, noi ci eravamo augurati che non ci fossero più queste denunce anonime, e quindi io vi voglio comunicare che la prima denuncia anonima è arrivata data 13 giugno, consegnata alla Procura della Repubblica. Io mi rivolgo a questo fantomatico anonimo o anonimi, innanzitutto di avere rispetto per le persone che non sono più viventi, ok? Perché si utilizzano sempre nomi di persone defunte per porre all'attenzione del procuratore oppure della procura, perché a questo punto noi chiederemo un appuntamento con la procura per capire come mai questo nostro comune è così attenzionato. In questi 5 anni abbiamo subito, l'ho ribadito nel corso degli anni, 29 denunce anonime e sono state tutte prese in considerazione, quindi si sono state aperte delle indagini. L'indagine non ha mai comportato nessuna irregolarità da parte dell'ente, però ha comportato un intasamento dei servizi, perché i responsabili dei servizi devono produrre materiale cartaceo, dobbiamo essere interrogati, andiamo dai carabinieri per far seguito alle indagini che i carabinieri sono tenuti a fare, perché la procura dà queste indicazioni. Noi adesso ci costituiremo parte civile, ve lo voglio anticipare. Perché mi voglio costituire parte civile? Perché voglio far leggere a tutti quanti i cittadini il tenore di queste denunce. Vi accenno soltanto che nell'ultima denuncia sono state messe in sotto tiro delle famiglie che non c'entrano niente con l'amministrazione, perché fino a quando fate una denuncia agli amministratori, io lo posso pure capire, ci sta l'insoddisfazione, ci sta il fatto che uno non è contento, anche se non è una forma di rispetto, però ognuno agisce in base alla propria coscienza. Ma mettere a rischio l'equilibrio di famiglie che non c'entrano niente con l'amministrazione perché vengono infamate è una cosa gravissima, e quindi i cittadini la dovranno leggere questa denuncia, e io la pubblicherò anche sui quotidiani, perché la devo attenzionare a livello nazionale, perché mi sembra che qui si rasenti l'assurdo. Cioè sono state chiamate in causa donne, mariti, figli, a cose che non, cioè, non fanno parte del vivere in maniera democratica e del rispetto di tutta la nostra comunità. Ci siamo sempre distinti in passato per delle discussioni politiche anche accese, anche con toni alti, ma non siamo mai arrivati ad un livello così basso. Non so come come pensarla in merito a questo, e rifaccio un appello a tutti quanti i cittadini a non so che cosa posso chiedervi, perché questi sono talmente anonimi che noi non riusciamo a capire da dove provengono queste denunce, però è un dato di fatto, è un dato oggettivo, è una constatazione. E questa cosa qui mi fa star male, perché da rappresentante di una comunità, ribadisco, che si è sempre distinta per il dialogo politico e per i confronti politici, da quando siamo stati eletti noi, già la prima volta, 5 anni fa, veniamo tartassati da tutte queste denunce infamanti. Quindi i nostri cittadini devono sapere che l'appello che abbiamo fatto nel primo consiglio di insediamento non è andato a buon fine. Io mi auguro che questa sia la prima e l'ultima, però questa volta la pubblicheremo, logicamente cancellerò i nomi perché non voglio mettere in discussione l'equilibrio familiare,
perché qui si mette in discussione l'equilibrio di una famiglia. Sfido chiunque di voi venga a conoscenza di una notizia infamante dove dice che il marito si comporta in un certo modo oppure che la moglie si comporta in un certo modo. Qua si mette in discussione pure le amicizie di una vita, perché se uno si frequenta con una famiglia dove ci sono dei componenti di genere diversi, maschi, donne, bambini, adulti, adolescenti, e allora devi mettere in discussione, perché ti mettono il tarlo nella testa, perché dici no, perché tua moglie, perché il tuo marito, parliamoci chiaro, se la fa con quello, ma è vero che siamo tutti quanti adulti, è vero che siamo tutti quanti certi della fiducia della nostra famiglia, ma un pensiero nella testa te lo mettono, e uno che è forte e è sicuro di sé si lascia scivolare queste cose addosso. Ma ci sono persone che non ce l'hanno la capacità di reagire a livello mentale, di capire che queste cose sono infamanti, e uno perché deve mettere a rischio anche la salute mentale oltre che della famiglia? Ma dico io, ma ci rendiamo conto dove stiamo arrivando o non ci rendiamo conto? Io vi taccio, vi auguro una serena estate a tutti i collesi, invito i collesi che non sono a Colle a venire a Colle, perché abbiamo preparato un calendario di eventi abbastanza ricco, sia dal punto culturale, sia dal punto enogastronomico, dal punto conviviale, e soprattutto abbiamo dato attenzione a varie zone di Colle che meritavano di essere messe in evidenza e quindi di avere la dovuta attenzione da parte di tutti. Io vi invito a partecipare, ci vediamo in piazza, ci vediamo per le strade, vi auguro una serena estate insieme ai vostri cari, insieme ai vostri amici, e spero di vedervi il prima possibile nella nostra splendida Colle Sannita. Grazie e un saluto a tutti. Volevo soltanto dire, se fate questa cosa, fate bene a pubblicare, perché sono delle cose veramente. Per quanto mi riguarda, io do massima solidarietà all'amministrazione. Per me fate bene come avete intenzione di cancellerò i nomi, perché non metto alla berlina una famiglia, perché là ci stanno nomi, mochi. No, questa è la moglie di questo, perché questo, poi lei è la moglie di quest'altro, cioè ai riferimenti precisi, ma io una cosa del genere, ma io non l'ho mai vista in vita mia, ma non l'ho mai sentita. E però che la procura prenda in considerazione pure queste denunce qua, mi sembra che si sfiori il paradosso. Mi scuso con il sindaco che prendo parola solo ora, dopo che ha fatto le comunicazioni. Presidente, giustamente di conseguenza, ma è doveroso, visto gli avvenimenti, rendere partecipe pure al Consiglio Comunale, alla cittadinanza, che dopo la comparita del 18 giugno come nuova amministrazione, il 18 luglio, quindi la settimana scorsa, sono stato nominato vicepresidente della comunità montana. A seguito ero assessore da ottobre del 2023, quindi da pochi mesi, e questa maturazione anche alla comunità montana ne voglio ringraziare paternamente con il sindaco, dal punto di vista del ruolo come sindaco e come abbiamo vissuto questi mesi, e dal punto di vista personale per le visioni con cui e la pacatezza che ci hai appena dimostrato di affrontare le discussioni ragionando intorno a un tavolo. Grazie, scusate di nuovo. Auguri con la città. Questo Consiglio Comunale si conclude qui. Buona giornata a tutti. Grazie.